tre quarti d'ora prima della finale di Coppa di Campioni tra Liverpool e Juventus, trasmessa in diretta dalle televisioni di tutta Europa, 38 tifosi sono morti schiacciati nel settore Z degli spalti. Una 39esima vittima è deceduta in ospedale. Eppure, due ore dopo quella tragedia, la partita è stata giocata comunque. Quella partita dunque si è giocata nonostante 39 tifosi fossero morti, schiacciati, calpestati dalla folla. Terry Wilson ha sempre sostenuto di essere stato provocato dai tifosi italiani. Nessuno di noi ha cercato guai. Era stato tutto fantastico. Mentre stavamo cantando, però, ci siamo resi conto di quanto stava accadendo nel settore Z. C'era un ragazzino con la maglia dell'Iran, tra gli 8 e i 12 anni. Lo abbiamo visto venire schiacciato dai tifosi italiani. Allora ci infuriamo. A quel punto, la nostra prima reazione è stata di abbattere la recinzione e correre in aiuto dei nostri tifosi. Presi dal panico, un gran numero di italiani si ammassano nell'angolo più lontano e più basso del settore Z, contro il muro, uno sull'altro. Le due squadre, la Juventus e il Liverpool, sono scese in campo e hanno giocato. Si comincia con quasi un'ora e mezza di ritardo sull'orario previsto. Era giusto giocare quella partita. La televisione tedesca interruppe il collegamento con l'Eisel rifiutandosi di trasmettere la partita. Quella austriaca invece la trasmise, ma senza telecronaca, con una scritta che scorreva continuamente sullo schermo per segnalare che quella che trasmettevano non era una manifestazione sportiva. Vi ripeto che commenterò in modo il più impersonale e autentico possibile. Qual era il senso di quella partita? E i giocatori cosa sapevano esattamente di quello che era successo al momento di scendere in campo? E noi sapevamo tutto perché... Anche dei morti? Sì, sì, perché dentro lo spogliatoio venivano tutti i feriti, quelli che avevano più bisogno, e il dottor Neve gli dava i primi soccorsi e noi eravamo lì a guardare interriti questa situazione. Molti ebbero l'impressione che l'arbitro svizzero Dane avesse pilotato la coppa verso la Juventus. Gli episodi chiave furono due. All'inizio del secondo tempo, lo juventino Boniek fu falciato un metro buono fuori dell'area e l'arbitro assegnò un rigore inesistente. Platini lo trasformò in gol, fece salti di gioia e si guadagnò la riprovazione generale. Mezz'ora più tardi, Bonini stese in piena area juventina l'inglese Luther e l'arbitro svizzero si voltò dall'altra parte. La Juventus vince la Coppa dei Campioni. E perché dopo i vincitori hanno festeggiato? Non dovevamo farlo, l'abbiamo fatto e sinceramente in questo momento chiedo scusa.